Fra chi cerca continuità e chi invece è chiamato ad invertire la rotta. E questo il prologo allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo in questa 13ª giornata del campionato regionale d'eccellenza Girone A relativamente alla Sicilia. Ed è da qui, dallo stadio comunale di Mazara del Vallo, che il sottoscritto Vito Bono vi augura un buon pomeriggio e vi dà il più cordiale benvenuto grazie alla collaborazione in cabina di regia di Maurizio Bono. Dunque, 13ª giornata di campionato, dinanzi l'una di fronte all'altra la formazione di Totò Bruculeri, proprio quella che sta cercando continuità dopo una settimana sicuramente sopra le righe, una settimana positiva che l'ha vista espugnare il Liotta di Licata e avvicinare proprio la formazione licatese in classifica. E dopo il passaggio del turno nel match infrasettimanale vinto ai calci di rigore contro il CUS Palermo con il Mazara che è approdato in semifinale di Coppa Italia, il Mussomeli invece di aprile è la formazione che è chiamata ad invertire la rotta. Un buon segnale lo ha dato domenica scorsa con il pari preziosissimo esterno sul campo del Marsala e quest'oggi proverà a ripetere la buona prestazione anche dinanzi al pubblico canarino, quello prevalente sugli spalti dello stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Tutto è quasi pronto, si attende il fischio del signor Gianluca Livigni, fischietto palermitano che sarà coadiuvato da due assistenti anch'essi palermitani che sono il signor Giuseppe Belvedere, il primo, quello che agirà proprio davanti le panchine, e il secondo, Francesco Paolo Caruso, che invece agirà davanti la gradinata. A toccare il primo pallone sarà il Mazara, nella fattispecie il capitano Raffaele Palazzo, che attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione, maglia gialla e classica tenuta casalinga per la formazione di casa. Risponde invece da destra verso sinistra, almeno in questa prima parte di gara, il Mussomeli. Si comincia in questo istante con il primo fischio della partita, Mussomeli che risponderà anch'essa con la divisa ufficiale, ovvero quella blu con pantaloncini blu con bande centrali in verticale in colore rosso. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni mentre c'è il Mazara che prova subito ad affondare con il primo possesso palla che viene però smorzato dalla retroguardia della Mussomeli, nella fattispecie dal capitano rossoblu con il pallone che adesso viene scaraventato nella metà campo avversaria. C'è la chiamata in causa dell'ultimo arrivato in casa canarina, vale a dire Gaetano Dolenti, l'estremo difensore che in settimana si è accasato alla corte di Totò Bruculeri grazie ad una preziosa operazione di mercato. Attenzione a questo liscio però con il Mussomeli in avanti, la conclusione! Incredibile l'errore clamoroso da parte di Susso, il classe 98 ha sbagliato più che un calcio di rigore in movimento, tutto solo davanti a Gaetano Dolenti con il piattone destro, non è riuscito a trovare l'angolino più lontano e ha spedito il pallone in fallo laterale. Poteva gelare, poteva ammutolire il pubblico di casa dopo appena 60 secondi dall'inizio del match. È stato graziato Gaetano Dolenti, in particolar modo è stata graziata tutta la retroguardia del Mazara che non è stata certo irreprensibile in questa manovra. Vedremo se la formazione canarina avrà accusato il colpo, visto e considerato che il pallone ha continuato a tenerlo per un po' il Mussomeli. C'è la possibilità però di contropiede con il Mazara che potrebbe distendersi, lo fa male però, c'è un malinteso fra Rosella e Gaston Gomez e il pallone viene perso. Avvio decisamente pimpante, avvio a sprombattuto per entrambe le formazioni, si gioca praticamente da 99 secondi, il parziale è sempre di 0-0, sembra un buon match quello del Nino Vaccara. Andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni mentre ci dovrebbe essere un fallo per il Mazara, arriva il fischio del direttore di gara, allora approfittiamo di questo break. Cominciamo dal Mussomeli che schiera fra i pali Sgroi, poi Palumbo, Minnone, Ferrara, Licari, Iannello, Buccafusco, Susso, Spina, Corbetto e Scarpinato, questi gli 11 mandati in campo da mister Aprile, che lui invece non può accomodarsi in panca a causa di una squalifica, è stato costretto ad accomodarsi in gradinata e da lì seguirà i suoi. Poi da lì impartirà i dettami tattici appunto ai giocatori rossoblu. Intanto c'è Sussa che è rimasto a terra, il Mazara continua a giocare, l'arbitro non interviene, il pallone viene sprecato, il Mazara ha continuato a tenere il pallone in campo, poi ci ha pensato il capitano del Mussomeli a spedire la sera in fallo laterale, adesso va a chiedere però il motivo ai giocatori del Mazara per il quale non abbiano provveduto
pochi istanti fa a mettere il pallone in fallo laterale per verificare le condizioni di Sousa, che fortunatamente però si è rialzato ed è rimasto all'interno del rettangolo di gioco. Mazzara che risponde con Gaetano Dolenti fra i pali, poi Dennis Di Mercurio, Acquaviva, Palazzo, Licata, Ciancimino, Gomez, Favero, Impeduglia, Rosella e Giacalone. Questi gli 11 schierati da Totò Bruculeri, che ha dovuto fare a meno dell'acciaccato Cortese, approvato fino all'ultimo Cortese ad essere della partita, però evidentemente il test nell'immediato prepartita, nel corso del riscaldamento, ha dato esito negativo. Ci sono un paio di acciaccati, li vedremo fra poco. Intanto seguiamo questa azione del Mussomeli, subito però l'intervento difensivo da parte del Mazzara, che adesso sta cercando di salire in maniera corale, un po' come una fisarmonica che si allarga e si restringe a seconda appunto della circostanza. Il pallone finisce in fallo laterale, si gioca da 3 minuti e mezzo, è sempre 0-0 al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, con i gialloblu attualmente in possesso di palla. C'è uno scambio sull'out di sinistra con il numero 6 Girolamo Ciancimino, che scaraventa il pallone dalle parti di Licata. C'è il tocco per Piernicola Impeduglia, poi riesce ad intervenire Minnone, che prova a liberare, anche se il Mazzara continua a tenere alta la guardia esattamente all'altezza della tre quarti campo, dove Favero fa davvero un buon filtro. Poi con l'esterno del piede destro Ciancimino apparecchia per Dennis Di Mercurio, che deve accontentarsi di un fallo laterale. Dicevamo dunque, Cortese non è del match, in panca gli acciaccati Grippi e Sciara, in campo invece per il Mazzara un Angelo Rosella non in perfette condizioni fisiche, ma il giocatore con la maglia numero 10 ha provato comunque a stringere i denti, ed eccolo qui in azione con il pallone fra i piedi. Angelo Rosella in mezzo a due, poi scarica su Gomez, c'è ancora il fraseggio che si chiude con il cross di Rosella, la parata di Sgroi, non è finita l'azione, ancora buona con il Mazzara all'interno dell'area di rigore. Poi c'è l'intervento del direttore di gara, che probabilmente ha visto un pallone controllato con un braccio da parte di Giampaolo Giacalone, l'autore del gol decisivo sia domenica scorsa che mercoledì. È stata una buona opportunità quella creata dal Mazzara grazie alla traversone di Angelo Rosella dopo un proficuo scambio sempre sull'out di destra con Gaston Gomez. Non se l'è sentita di concludere di prima intenzione Giacalone, poi il controllo evidentemente con un braccio, l'arbitro era appostato lì a due passi e non ha potuto far altro che portare il fischietto alla bocca e comandare il calcio di punizione in favore dei rossoblù. Fallo laterale adesso per il Mazzara, poi Favero commette un'ingenuità alzando questo pallone a campanile sul quale interviene per primo, ma non in maniera impeccabile, butta Fusco. C'è l'intervento di Favero che poi va a rimediare e ha dovuto incassare anche il richiamo da parte di Totò Bruculeri. Adesso l'ultimo tocco è stato di un giocatore del Mussomeli evidentemente, allora il direttore di gara invita Minnone a lasciare l'esecuzione del fallo laterale ad un giocatore canarino, esattamente Dennis Di Mercurio, che rischia qualcosina con questo retropassaggio dalle parti di Ciancimino. Poi si allarga sulla sinistra un compagno, ignorato il passaggio verso Palazzo, non è stato ottimale, poi Ciancimino è riuscito a rimediare con un bel anticipo. C'è ancora il Mazzara che però fatica a tenere il pallone fra i piedi, riesce in qualche modo, e poi c'è un fischio del direttore di gara che fa arrabbiare non soltanto Giampaolo Giacalone, secondo il direttore di gara il giocatore che ha commesso il fallo, ma l'intervento del fischietto palermitano ha fatto arrabbiare un po' tutto il pubblico canarino. Infatti si levano i fischi in particolar modo dalla curva sud, proprio all'indirizzo del direttore di gara, che era lì a due passi, ha visto evidentemente un intervento scorretto da parte di Giacalone, che invece sembrava fosse intervenuto in maniera regolare. Attenzione a questo duello in aria, poi il pallone allontanato da Ciancimino ma non di molto, infatti Palazzo che viene sovrastato da Susso, poi ci deve mettere una pezza Dennis Di Mercurio, palla in calcio d'angolo, arriva il primo tiro dalla bandierina quando al Nino Vaccara si gioca appena da 6 minuti e 40 secondi. Dalla bandierina va il capitano, ovvero Marco Minnone, giocatore con la maglia numero 3 sulle spalle. 5 giocatori del Mussomeli all'interno dell'area, marcatura uomo, provano a non lasciare nulla al caso i giocatori canarini. Attenzione, Palazzo interviene di testa, il pallone rimane però al limite dell'area, prova a coordinarsi in qualche modo il numero 6 Iannello, il classe 82, ha cercato la girata estrosa dal limite dell'area, il pallone però ha sorvolato la traversa. Nulla di fatto, ancora 0-0, un avvio di match che continua a confermarsi piuttosto interessante qui allo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, con il Mussomeli che certamente ha avuto l'occasione più ghiotta di tutta la partita dopo appena 60 secondi con Susso che a tu per tu con Dolenti non è riuscito a trovare l'angolino che avrebbe letteralmente messo la partita in discesa per la formazione mussomelese.
la rimessa con le mani da parte del Mussomeli. C'è un groviglio di giocatori all'altezza della mediana. Pallone ancora una volta alzato a campanile, il più lesto ad intervenire è Favero, raccolto però la sfera da Ferrara, il numero 4 poi preferisce ripartire da Iannello, la formazione di Aprile, addirittura da Sgroi con un destro che è assolutamente da dimenticare, prova a ripartire il Mazzara, poi finisce giù Favero, si continua per la norma del vantaggio con Gaston Gomez che è stato innescato ma non in maniera ottimale, ma la sua velocità gli consente di rimanere sul pezzo con Minnone, un po' in apprensione, adesso un po' in difficoltà, poi arriva lo sbandieramento del primo assistente, il signor Giuseppe Belvedere, che ha richiamato l'attenzione del direttore di gara su un fallo commesso da Gaston Gomez proprio ai danni del capitano del Mussomeli. Sarà il sinistro di Minnone a rimettere il pallone in gioco. Di Mercurio. Dolenti con il destro, Palazzo riesce ad intervenire, poi il tocco di Giacalone. Si alza la bandierina poi del secondo assistente, c'è una posizione di offside ravvisata dal direttore di gara. Di Mercurio, largo c'è Gomez, riceve in questo istante, molto defilato sulla destra, evita bene un avversario, poi con il sinistro prova a convergere dalle parti di Piernicolo Empeduglia, quest'oggi nei panni di Vice Cortese. Susso poi prova ad intervenire Rosario Licata, finisce a terra un giocatore del Mussomeli, l'ultimo tocco è stato del 5 Canarino e allora rimessa laterale per la squadra di Aprile che continua a seguire la partita dalla gradinata con accanto ai suoi più fedeli collaboratori. Attenzione, c'è la buona uscita di Ciancimino che evita il peggio, poi un pallone a metà strada fra Rosella e Gomez, diventa ghiotto per Minnone. Di Mercurio evita il fallo laterale, poi Favero, Rosella di testa, prova a girarla dalle parti di Impeduglia. Licari, tocco in avanti, poi Di Mercurio, Favero, perde il duello con Corbetto. Palumbo, cerca la verticalizzazione che non arriva però a buon fine, attenzione Angelo Rosella. Licari riesce ad intervenire per primo, ma c'è Gomez in agguato, tiene vivo il pallone il numero 7. Ancora l'avanzata di Gaston Gomez, cerca il corridoio per Rosella, all'interno dell'area, rimette il pallone al centro e c'è il salvataggio praticamente sulla linea da parte del Mussomeli con il numero 2 Palumbo che ha chiuso bene la diagonale ed è riuscito a tenere il risultato ancora in parità. Poi lo splendido colpo di tacco da parte di un giocatore del Mussomeli. Adesso c'è un contrasto fra Acquaviva e un giocatore rossoblu, è arrivato il fischio del direttore di gara, è stato assegnato un calcio di punizione al Mazzara che però deve essere battuto dal punto in cui è avvenuto il contrasto. Occasionissima per il Mazzara al minuto 11 con il salvataggio miracoloso sulla linea da parte di Palumbo che praticamente ha anticipato Giacalone che era pronto al tapin sul suggerimento davvero intelligente di Angelo Rosella. Eccolo qui Giacalone all'indietro verso Ciancimino, di prima intenzione con il mancino, poi Rosella spalle alla porta, apparecchia per Palazzo, allarga il gioco verso Gomez costretto a rincorrere il pallone, però era rimasto un po' statico Gomez, cerca la finta, buona l'azione per Di Mercurio all'interno dell'area, viene frenato però da parte della retroguardia del Mussomeli. Spina fa a sportellate con Acquaviva, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione allora per il Mussomeli. Punizione battuta, attenzione al pallone al limite dell'area, però si alza la bandierina.
Gomez, ancora il numero 7 con il pallone fra i piedi, poi cambia gioco dalla parte opposta. C'è il suggerimento per Piernicola Impeduglia, che si muove bene, poi cerca il traversone direttamente sul fondo, però Minnone lascia volata in avanti. Attenzione, c'è ancora una posizione di offside fischiata alla classe 83. Scarpinato non è d'accordo né con il direttore di gara né tantomeno con il secondo assistente Scarpinato. Adesso il direttore di gara prova a richiamare un po' il comportamento del numero 11, che però non ne vuol sapere di dialogare con il direttore di gara. Se ne sono andati proprio in questo istante i primi 14 minuti di gioco allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Mazara 0, Mussomeli 0, questo è il risultato al momento, sempre inchiodato su quello iniziale. Adesso c'è un pallone troppo lungo per Giacalone, che non ha alcuna chance di raggiungerlo. Colpo di testa che sembrava di Susso, probabilmente c'è stata una deviazione di Rosario Licata, per cui la rimessa sarà ancora per la formazione nissena. Scarpinato deve lottare con l'altro numero 11, ovvero il giovane Giacalone, un giocatore che sta dimostrando delle doti davvero interessanti. C'è stato un errore incredibile commesso da Rosario Licata in fase di rimessa laterale. Attenzione adesso a questa opportunità per la formazione di Aprile, con Susso che cerca la cosa più difficile, ovvero la conclusione da posizione piuttosto defilata, con l'esterno destro che si spegne direttamente in fallo laterale sul fondo per la rimessa di Dolenti. Gomez, la sua frenata, poi lo scambio con Favero evita un avversario. Allora Dennis Di Mercurio, sempre sull'auto di destra, a cercare Angelo Rosella. C'è il brutto fallo da parte di Vicari ai danni di Angelo Rosella. Potrebbe arrivare il cartellino giallo. Livigni evidentemente opta per una linea più morbida. E a questo punto, visto il fallo, il cartellino giallo ci stava tutto. Sarà calcio di punizione per il Mazara, da seguire con particolare attenzione. Favero misura i passi della rincorsa. Il direttore invece va a misurare quelli della distanza con un solo uomo in barriera. Si tratta del giovane Buccafusco. Mucchio all'interno dell'area di rigore del Mussomeli. Tante le maglie canarine che proveranno a cercare una deviazione sotto misura. Partirà Favero con il destro non appena arriverà il fischio del direttore di gara. Marcatura uomo all'interno dell'area. Parte Favero con il destro sul primo palo, allontanato da Minnone evidentemente. Acquaviva allarga il gioco per Ciancimino. Il Mazara adesso si affida al giro palla. Ciancimino è lui il vertice basso. Favero tutto solo, ha il tempo di ragionare all'altezza del cerchio di centrocampo. La sciabolata per Gomez. Minnone riesce a toccare il pallone. Bruculeri ha chiesto a Gomez di attaccare questo pallone, non di attenderlo. Gomez invece confidava in un liscio da parte del numero 3 avversario. Favero praticamente serve il pallone sui piedi di Spina, che poi prova a ripartire. Commette fallo ai danni di Acquaviva, il numero 9. Poi il Mazara ha provato a ripartire in velocità, ma ancora una volta il punto di battuta del calcio di punizione non era quello esatto. Favero con
con il destro a cercare il movimento di Impedugna. Minnone, una buona partita la sua fino a questo momento, davvero un fattore sulla corsia di sinistra, prova ad uscire bene palla al piede, continua a lottare il Mussomeli, spina, arriva con irruenza Acquaviva, commette fallo con il suo intervento alle spalle del numero 9 rossoblu, giocatore che domenica scorsa al municipale Nino Lombardo Angotta di Marsala aveva portato in vantaggio la formazione di Aprile. Poi è arrivato il pareggio del solito Davide Testa e il Marsala addirittura ha avuto l'opportunità per vincere la partita, ma Sekun ha sbagliato il calcio di rigore a 10 minuti dal termine del match, quando il risultato era di 1-1. C'è il Mazzara però in avanti con questo traversone al di là della linea di bordo campo, e allora semplice rimessa dal fondo per la formazione di Aprile. Si gioca da poco più di 19 minuti al Nino Vaccara. Mazzara 0, Mussomeli 0. Si è un po' allentato il ritmo, non di molto a dire il vero, però non è sicuramente pimpante come nei primissimi minuti di gara. Pallone perso da Acquaviva, allora Palazzo è costretto a ripiegare, va a prendere il posto del compagno che si era avventurato in un'azione offensiva. Buccafusco cerca qualcuno dalla parte opposta, c'è praticamente l'appoggio al portiere da parte di Susso. Giacalone ha provato a fare tutto da solo, poi un rimpallo lo ha favorito. Buona sfera per Angelo Rosella, che ha fallito il controllo che poteva risultare davvero decisivo. Ha cercato di andare a stoppare il pallone e al contempo di eludere la marcatura di Licari. Favero, buono l'anticipo. Rosella, il corpo a corpo con Licari, vede vincitore il numero 5 rossoblu. Poi Favero, piuttosto defilato sulla destra, non ha molte idee. Allora attende l'arrivo di Rosella, la Veronica di Rosella. Attenzione poi al passaggio di ritorno di Pier Nicola Impedugna. Troppo lungo per Rosella, che stava provando a seguire l'azione, ma non ha avuto il tempo di arrivare sul pallone. Ciancimino evita bene un avversario. Gomez, buon momento per il Mazzara. Attenzione per Nicola Impedugna, posizione defilata ma all'interno dell'area, il pallone messo al centro allontanato. Arriva il primo corner canarino del match e arriva fra gli applausi del pubblico di casa, che sta decisamente gradendo la manovra giallo-blu. Un corner per parte dunque fino a questo momento. Andrà Favero dalla bandierina, è salito Ciancimino, è rimasto dietro invece Acquaviva. Parte il traversone, allontanato ancora una volta all'altezza del primo palo. Poi il Mazzara non vuole saperne di arretrare il proprio baricentro, allora costringe il Mussomeli a gettare il pallone. Di Mercurio all'indietro verso Acquaviva, Mazzara che decide di ripartire dalla propria linea dei difensori. Favero colto in controtempo, scivola anche un avversario, allora Pier Nicola Impedugna ne può approfittare. Poi Gomez di prima intenzione mette il pallone al centro, all'altezza del dischetto interviene Palumbo e poi c'è l'errore di Minnone, che non è riuscito ad evitare il corner. E allora dalla bandierina ancora una volta il Mazzara avrà la sua chance. Cinque giocatori all'interno dell'area avversaria per quanto concerne il Mazzara, che sono subito diventati sette con gli ingressi dalle retrovie. Fallo commesso da Ciancimino e allora sarà calcio di punizione per il Mussomeli. Ciancimino poi butta via il pallone per ritardare la ripresa del gioco da parte del Mussomeli. Il direttore di gara non ha prestato caso a questo particolare. Bruculeri vuole una difesa in linea, lo ha chiesto a gran voce ai suoi.
Scarpinato, è buono il controllo con il petto, mentre il Mazzara chiedeva il tocco di mano. Attenzione, Spina si gira con il sinistro, palla a fil di palo. Mussomele vicino al vantaggio al minuto 23 con una girata di Spina che ha cercato il palo più lontano. Dolenti ha seguito la traiettoria del pallone con il fiato sospeso. È andata bene alla formazione canarina. C'è il Mussomeli che però continua a premere sull'acceleratore. Attenzione, Ferrara, la possibilità per andare al cross. Si porta il pallone sul destro. Poi un colpo di tacco un po' troppo lezioso in questa circostanza. Di Mercurio prova ad uscire il Mazzara con la complicità di Favero. Gaston Gomez ha la possibilità di cambiare passo. Poi viene frenato, anche se continua a rimanere sul pallone. La rimessa laterale sarà per la squadra canarina adesso. In Peduglia, Gomez attende l'arrivo di Mercurio, il colpo di tacco per il terzino destro che può andare al cross, basso, allontanato dalla retroguardia del Mussomeli. Sarà ancora corner per il Mazzara. Questa volta è uno schema quello del Mazzara. Favero scambia con Di Mercurio, evita bene un avversario, parte con il sinistro, poi pallone controllato all'altezza del secondo palo. Spina, l'ultimo tocco è stato di Ciancimino, quindi sarà rimessa per il Mussomeli che può tornare a distendersi. Si gioca da 25 minuti, Mazzara 0, Mussomeli 0, questo il parziale in questa 13ª giornata di campionato. Susso, spalle alla porta, controlla il pallone con qualche difficoltà, poi viene aggredito da dietro, subisce il fallo comandato dal direttore di gara. Mazzara che è costretto a rinculare, c'è un calcio di punizione per la formazione di Aprile. Brucculeri segue il piazzamento dei suoi. Attenzione alla mischia all'interno dell'area, parte con il sinistro e c'è l'uscita di Gaetano Dolenti. Le ultime tre stagioni alla San Cataldese, adesso Angelo Rosella che ha provato a sfruttare il lancio di Dolenti. Adesso c'è la posizione di fuorigioco di Spina. Dicevamo Gaetano Dolenti, giocatore classe 91, le ultime tre stagioni passate alla San Cataldese, le ultime due in particolar modo calcando i campi di Serie D, ma lui è uno che ha esordito anche nella serie cadetta in Serie B, ovvero con la maglia granata del Trapani, maglia che ha indossato per ben 5 stagioni. In settimana ha sposato la causa canarina. Attenzione a questa azione proprio della formazione mazzarese con Pier Nicola in Peduglia, che è stato formato, è stato fermato praticamente poco prima del tocco sotto porta. Sarà il quarto calcio d'angolo del match per la formazione di Totò Brucculeri. ...4-1 il computo dei corner fino a questo momento. Sta per scoccare il 27esimo. Mischia all'interno dell'area, il traversone con il sinistro allontanato, lo raccoglie Palumbo che poi prova a lanciare Spina, forse ha toccato il pallone con un braccio. Dolenti, Favero, ancora Dolenti. Mazzara trazione anteriore in questo frangente. Sono addirittura 4 i giocatori appostati sulla linea degli attaccanti. E allora Dolenti prova ad approfittarne con questo lancio in avanti. Rosario Licata. C'è il traversone del numero 5. Attenzione, Giacalone. Ha scelto male il tempo, si è lasciato scavalcare dal pallone. Ancora Giacalone, all'indietro per Di Mercurio. Al cross con il destro, allontanato dal muro di maglie rosso-blu.
Scarpinato che prova a lottare, ma continua ad insistere. Qua viva la conclusione, il pallone che scheggia il palo dopo il tocco di Sgroi. Questa volta è stato il Mazzara ad andare vicino al vantaggio. Ma il parziale non cambia, è sempre 0-0. E allora ci riprova dalla bandierina la formazione del presidente Franzone. Licata e Favero in due sul punto di battuta. Si avvicina Minnone naturalmente. Il traversone di Licata. Rosella, c'è lo scarico per Favero, ha provato la giocata a spina. Favero però non gli ha lasciato possibilità di scampo, in scivolata è riuscito a chiuderlo. Cantano i tifosi della curva sud che provano ad incoraggiare, a spingere oltremodo gli 11 canarini in campo. C'è la giocata di Dennis Di Mercurio, non un ottimo traversone anche se il pallone rimane sui piedi dei canarini, allontanato ancora una volta dal Mussomeli, è rimasto a terra a spina, probabilmente ha subito un colpo basso. E adesso Ciancimino va a mettere sportivamente il pallone in fallo laterale. È esatto, le mani sui gioielli di famiglia per il giocatore rossoblu. È necessario addirittura l'intervento dello staff medico della panchina del Mussomeli. Bruculeri si rivolge a Giacalone adesso, va ad impartirgli alcuni suggerimenti. Intanto il timido sole va e viene qui sullo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, una giornata piuttosto fresca potremmo dire, o fredda sarebbe forse il termine più appropriato, naturalmente tenendo conto di quella che è la concessione del freddo al sud Italia. Si può riprendere con Scarpinato che va a restituire il pallone alla formazione canarina, pronto a tornare in campo e a ristabilire la parità numerica il numero 9 Spina. Si attende l'ok del direttore di gara, intanto c'è il Mazzara in avanti. Rosella prova a tenere testa a due avversari, finisce giù, tutto regolare. Attenzione a questo 2 contro 2, Acquaviva forse con un braccio, c'è Spina, ancora un 2 contro 2 interessante per il Mussomeli. Spina all'interno dell'area, poi viene fermato in maniera davvero egregia da Girolamo Ciancimino. Applausi per lui, piuttosto timidi, ne avrebbe meritati di più convinti e convincenti il numero 6 per il suo intervento davvero prezioso nel corpo a corpo con Spina. Adesso c'è Bruculeri che va a chiedere spiegazioni alla panchina avversaria, probabilmente non avrà gradito qualche parola di troppo, ma dalla panchina del Mussomeli è arrivato subito il chiarimento. Sarà dolente a rimettere il pallone in gioco, si gioca da 31 minuti e 22 secondi sul mio cronometro. Mazzara 0, Mussomeli 0. Angelo Rosella di testa per Di Mercurio, frenato in scivolata da Licari. E allora Minnone, spinto da Rosella, ancora il pallone fra i piedi dei giocatori del Mussomeli. Buono lo scambio con Minnone, che poi cerca Scarpinato, si alza la bandierina, fuorigioco di rientro per il numero 11. E allora calcio di punizione per la squadra canarina. E calcio di punizione, non fallo laterale. Il direttore di gara richiama l'attenzione di Giampaolo Giacalone, che da diversi minuti è stato dirottato sulla corsia di destra, con Gaston Gomez che invece è andato a prendere il suo posto sul binario di sinistra. Di Mercurio domestica il pallone con il petto, in due su di lui, temporeggia in attesa di soluzioni, poi prova la giocata in solitaria, non gli va bene, ma non va bene neppure il disimpegno del Mussomeli, piuttosto rischioso con Licari che si è avventurato con grande coraggio e un po' di incoscienza probabilmente. Minnone alle prese con Piernicola in peduglia, poi Minnone si trascina il pallone in fallo laterale, sarà rimessa per il Mazzara.
va Giacalone ad eseguire il fallo laterale con le mani. C'è il movimento di Impeduglia, passaggio di ritorno, ancora Giacalone, cerca lo spazio per il traversone dal fondo, allontanato il pallone all'altezza dell'area piccola. Subisce fallo Spina, c'è stata la spinta da parte di Favero da dietro. Il sinistro da parte di Minnone, il colpo di testa a liberare di Acquaviva, quello di Favero a prolungare la traiettoria del pallone, ma fra i piedi di Susso. E allora Spina, fuori gioco di rientro anche per lui, con mezzo secondo di ritardo si alza la bandierina del secondo assistente Giampaolo Giacalone, posizione arretrata. Buono il suggerimento in avanti per Dennis Di Mercurio, ha la possibilità di controllare il pallone, il suo traversone però viene ancora una volta rimpallato da Licari. Mussomeli in difficoltà in questi ultimi minuti, non riesce ad uscire ormai da diversi minuti di gioco, è costretta a subire l'azione fino a questo momento sterile del Mazzara. Ancora una giocata di Fino, ma il pallone supera la linea di bordo campo, sarà l'ennesima rimessa del Mazzara, sempre nella stessa porzione di campo, sempre con Giacalone alla rimessa con le mani. L'anticipo ai danni di Impeduglia, ma da lì il Mussomeli non riesce proprio ad uscire. Siamo al 35esimo. Il fallo laterale è per la formazione di Aprile. La rimessa in verticale all'indirizzo di Corbetto, poi Minnone per Licari in orizzontale verso Ferrara, anzi no, Iannello, scusate. Scarpinato controlla il pallone, Acquaviva non lo molla, alla meglio Scarpinato, per attenzione si propone Corbetto sulla sinistra, alle prese con Giacalone, attenzione Corbetto prova a mandare fuori giri Giacalone, ma alla sua finta è lui il primo ad abboccare. Allora sfera che termina sul fondo. Dolenti fa ripartire subito i propri uomini, Raffaele Palazzo un po' in ombra in questo primo tempo, Rosella all'indietro per Ciancimino, Favero, Angelo Rosella prova a far filtrare il pallone, fa un buon lavoro Ferrara, poi Acquaviva chiude bene sul lancio che puntava a mettere Scarpinato a tu per tu con Dolenti. Palazzo, buona la finta, poi Gomez, il controllo del numero 7 non felicissimo, allora viene rimontato da Susso, quindi Minnone, può ripartire il Mussomeli, vuole farlo con ordine, vuole farlo con il possesso palla, una fitta ragnatela di passaggi che trova qualche piccolo ostacolo laddove agisce Palumbo, poi il pallone non preciso consente al Mazzara di sfruttare questa rimessa laterale per ripartire e per ricominciare con il pallone fra i piedi. Gomez per Favero, si propone Giacalone, il pallone arriva a Di Mercurio, c'è la sovrapposizione di Giacalone, quindi Favero, centralmente c'è Palazzo, riceve in questo istante il capitano con il sinistro, vuole il movimento di Rosario Licata in avanti. Licata cerca lo spazio per il traversone con il mancino, c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo per la squadra di Bruculeri, esattamente il corner numero 6 per il team di Mazzara del Vallo. Ma lo stesso Licata dalla bandierina con il mancino, sarà una traiettoria ad uscire, parte col sinistro, il colpo di testa di Ciancimino è debole, si era alzata fra l'altro la bandierina del primo assistente. Per la norma del vantaggio il direttore di gara ha lasciato proseguire. Corre il minuto 38 e sempre 0-0 fra Mazzara e Mussomeli. Ciancimino, ancora lui di testa, questa volta però in assetto difensivo. Ferrara allarga il gioco sulla destra per Spina, è costretto a girarsi.
Poi prova a puntare Licata, vorrebbe lasciarlo sul posto, ma sul posto ci rimane lui dopo il contrasto con il numero 5 avversario. È intervenuto in maniera irregolare Rosario Licata, giocatore classe 89, cresciuto, o meglio, con una parentesi nelle giovanili dell'Udinese, se non andiamo errati. Due occasioni per parte fino a questo momento, almeno le più ghiotte, ma il risultato continua a dire 0-0. C'è il Mussomeli adesso pronto a sfruttare questo calcio di punizione con 5 giocatori rosso-blu appostati al limite dell'area, al limite dei 16 metri. Va Mindone con il mancino, pallone allontanato, Gomez ha la possibilità di ripartire, il Mazzara al numero 7 il compito di dettare i tempi della ripartenza. Poi Angelo Rosella, attenzione a questo pallone controllato male dal numero 10, prova poi a tenerlo in campo, si dispera Rosella, non è al meglio della forma, lo avevamo detto nell'immediato avvio di gara, ha dovuto stringere i denti per essere fra i titolari quest'oggi. La sciabolata in avanti di Iannello, Acquaviva, Palazzo, all'indietro per Ciancimino, con l'esterno del mancino verso Giacalone, che è stato arretrato praticamente sulla linea dei difensori, con Dennis Di Mercurio che è stato avanzato di una quindicina di metri sulla linea mediana. Mindone va lui con le mani, scarpinato, sbaglia però, c'è Impeduglia che finisce a terra, toccato in maniera irregolare, quindi sarà calcio di punizione per la truppa canarina. Faveroa accelera la ripresa del gioco giocando in favore di Giacalone. Mazzara che si accontenta del settimo corner del match. Questa volta va a Favero dalla bandierina di destra, la traiettoria sarà ancora una volta ad uscire, il pallone sul secondo palo, attenzione il colpo di testa di Licata che però non trova lo specchio della porta. Quattro e mezzo al termine della prima frazione, salvo l'eventuale recupero che il signor Livigni intenderà concedere. Non un brutto primo tempo, potremmo dire, che è iniziato sicuramente sotto i migliori auspici con i primi 5 minuti di gara che sono stati davvero pimpanti, poi il ritmo è inevitabilmente calato, del resto non potrebbe essere altrimenti, non si poteva immaginare una partita giocata tutta a quei livelli, tutta a quei ritmi. Bisogna ricordare fra l'altro che il Mazzara ha sulle gambe anche i 90 minuti della sfida di Coppa Italia giocata mercoledì sul campo del CUS Palermo, 1-1 al termine del tempo regolamentare con la rete di Giacalone e poi l'ingenuità nei minuti di recupero di Keita che ha tenuto a galla il CUS Palermo almeno fino ai calci di rigori. Poi lo stesso Keita ha neutralizzato uno dei calci di rigore degli avversari che ha consentito dunque al Mazzara di staccare il pass per la semifinale della Coppa Italia regionale. Mindone, lo scambio con Ferrara, attenzione, c'è l'errore da parte di Ciancimino, Dolenti è costretto a fare gli straordinari, un po' troppo leggero Ciancimino in questa circostanza, prima di decidere di non seguire il pallone avrebbe fatto bene, avrebbe fatto meglio a verificare che Dolenti fosse già in addirittura d'arrivo, invece ha dovuto cambiare davvero passo il numero 1 per intervenire prima di un avversario.
Gomez, ottimo il lavoro da parte del numero 7 che ha sradicato letteralmente il pallone dai piedi di un avversario, poi però si intestardisce, decide di fare tutto da solo ed è la scelta peggiore visto che si fa soffiare il pallone da un avversario. C'è il Musumeli in avanti, il traversone basso riesce a toccare appena Ciancimino che mette il pallone in angolo. Rimane un po' a terra Ciancimino, nessun problema per lui fortunatamente. Minnone va a raccogliere il pallone, a posizionarlo all'altezza della bandierina, da dove potrà far partire il sinistro in direzione dell'area di rigore del Mazzara. C'è uno scambio corto con Spina, poi colto in controtempo Minnone. Corner sciupato davvero dalla formazione di Aprile, che certamente non sarà contento di questa occasione buttata così. Dolenti con il sinistro. In Peduglia, di testa verso Di Mercuri, attenzione Angelo Rosella, si alza la bandierina a pescare in fuorigioco Angelo Rosella. Ho dei seri dubbi su questa chiamata del primo assistente, ho avuto la sensazione che Rosella avesse aggirato praticamente il suo diretto marcatore, ma il guardalinea decisamente meglio piazzato rispetto alla nostra troupe ha richiamato l'attenzione del direttore di gara per assegnare un calcio di punizione per questo offside. 35 secondi allo scoccare del 45esimo, si attende di conoscere l'entità del recupero che eventualmente il direttore di gara concederà. Musumeli che prova a chiudere dunque in avanti. Scarpinato ha chiamato lo schema con le due braccia protette verso l'alto, poi le stesse braccia le ha utilizzate per andare a abbracciare Raffaele Palazzo, quasi a placcare il capitano del Mazzara in maniera comunque sembrava piuttosto scherzosa. Scoccato già il 45esimo, siamo all'interno dei 60 secondi che il direttore di gara ha deciso di concedere come extra time. Parte Minnone con il mancino, la conclusione che viene allontanata da Ciancimino. Acquaviva, quindi Rosella. È potenzialmente l'ultima azione del primo tempo. Rosella cambia il gioco dalla parte di Piernicola in Peduglia, controllo non ottimale, si è portato il pallone fuori dall'area di rigore Piernicola in Peduglia. Era stata una ripartenza orchestrata magistralmente da Angelo Rosella. Palazzo a cercare Rosella, la posizione regolare, attenzione Rosella con il destro, tiro smorzato che termina direttamente fra le braccia di Sgroi. La posizione era regolare di Angelo Rosella, non ha avuto la freddezza per battezzare l'angolino più lontano. E su questa azione arriva il duplice fischio, Mazzara e Musumeli vanno negli spogliatoi sul parziale di 0-0, un primo tempo che si è chiuso per come era iniziato, ovvero con un ritmo davvero interessante. Noi ci fermiamo per qualche istante, giusto il tempo di rifiatare, per poi dar seguito ai secondi 45 minuti di gioco. A fra poco. Cari amici di Tele 8 ed in particolar modo cari amici appassionati di sport, eccoci nuovamente collegati dallo stadio Nino Vaccara di Mazzara del Vallo, dove le due formazioni Mazzara e Musumeli hanno fatto il loro secondo ingresso in campo dopo appunto la pausa negli spogliatoi. Negli spogliatoi le due formazioni ci sono arrivate sul parziale di 0-0 a margine di un primo tempo tutto sommato gradevole, vedremo se riusciranno a fare di meglio o quantomeno in termini di gol in questa seconda frazione che sta per iniziare, anzi che inizia proprio adesso con il fischio del direttore di gara, il signor Livigni, che ha consentito al Musumeli di sfruttare il primo pallone di questo match. Musumeli che agisce da sinistra verso destra rispetto alla tribuna centrale in questa ripresa, da destra verso sinistra in maglia gialla risponde invece la formazione di casa
del Mazara. Non ci sono stati cambi all'intervallo, dunque si riparte con gli stessi effettivi che hanno dato vita e hanno chiuso il primo tempo, ovvero Mussomeli che ritorna in campo con Sgroi fra i pali, poi Palumbo, Minnone, Ferrara, Licari, Iannello, Buccafusco, Susso, Spina, Corbetto, Scarpinato. Risponde il Mazara con Dolenti fra i pali, poi Di Mercurio, Acquaviva, Palazzo, Licata, Ciancimino, Gomez, Favero, Impeduglia, Rosella e Giacalone. Ricordiamo anche la terna composta dal direttore di gara Gianluca Livigni della sezione AIA di Palermo, assistito dai due guardaline Giuseppe Belvedere e Francesco Paolo Caruso, anch'essi della sezione AIA di Palermo. In panchina per Totò Bruculeri c'è la possibilità di sfruttare i sette uomini che sono Keita, ovvero il secondo portiere canarino, secondo in questa circostanza visto che è stato il portiere titolare per buona parte di questo campionato, poi San Martano, Msba, Grippi, Calicetto, Sciara e Passalacqua. Invece Aprile, che non è in panchina a causa squalifica ma è costretto dunque ad accomodarsi in gradinata, ha la possibilità per le sostituzioni di attingere fra Favata, Russo, Curto, Lucchese, Mingoia, Messina e Lentini. Dunque questi i sette a disposizione dei due allenatori. Il Mazara va ad ottenere il primo corner della ripresa della partita, è il numero 8. Si portano in avanti le torri, nella fattispecie Ciancimino che va subito a sgomitare con Scarpinato, pallone troppo lungo che taglia tutta l'area di rigore, non è finita, si continua a giocare Raffaele Palazzo, il cross direttamente sul fondo. E allora, a seguito di un'altra deviazione, sarà ancora corner con Favero che questa volta andrà ad eseguire il tiro dalla bandierina, bandierina di destra con il piede destro, il numero 8, dunque traiettoria ad uscire con sette giocatori del Mazara in agguato, tutta nella propria area di rigore la formazione ospita, eccezione fatta per un attaccante. Attenzione, Ciancimino ha provato a toccarla di testa, Gomez la raccoglie al limite dell'area, poi prova a cederla in malo modo per la verità a Dennis Di Mercurio. Allora il pallone finisce direttamente in tribuna. Si gioca da 2 minuti e mezzo nel corso della ripresa. Mazara e Mussomeli sono sempre bloccate sullo 0-0 con la formazione canarina che sfrutta male questo fallo laterale. C'è il pallone allontanato da Passalacqua, quest'ultimo autore di un salvataggio preziosissimo praticamente sulla linea nel corso del primo tempo. E allora Dolenti che allarga il gioco sulla destra per Giacalone, poi il tentativo di velo da parte di Mercurio non è andato a buon fine, poi ancora il Mussomeli che gestisce il pallone, capisce tutto Di Mercurio, attenzione, 4 contro 3, anzi 4 contro 4, poi Iannello ci mette una pezza, se la cava il Mussomeli in questa circostanza. Pallone scaraventato in avanti. Ciancimino. Licata. Una gara di attesa per il Mussomeli che bisogna pure ammettere che nel corso del primo tempo ha avuto le sue due buone occasioni da rete. Ma sicuramente il Mazara che deve fare la partita, glielo impone la classifica, glielo impone il fattore campo. Attenzione alla conclusione di Impeduglia, un tiro non proprio impossibile da controllare con Sgroi che fra l'altro non ha avuto neppure bisogno di intervenire sul pallone che è sfilato mestamente a fondo campo. Richiama l'attenzione del suo portiere il numero 11 Scarpinato, uno dei giocatori più esperti, il classe 83, che non riesce ad intervenire sul pallone per una sbagliata scelta di tempo. Poi c'è la posizione di offside di Spina che non è d'accordo con la chiamata del primo assistente, allora viene beccato dal pubblico, naturalmente quello di fede canarina, e la stragrande maggioranza, il 99,9% potremmo dire, dei presenti di quest'oggi. Attenzione, c'è una palla messa in avanti da Susso, poi Dolenti con i piedi, Gomez all'altezza della mediana riceve palla, poi prova ad involarsi, cerca lo spazio per vie centrali, Denisi Mercurio frenato all'ultimo istante, poi Rosella prova ad intervenire, ancora Licari, poi Favero e allora Giacalone, deve ragionare il numero 11, passaggio per Gomez, franco bollato da un avversario, si riparte addirittura da Dolenti,
Si propone Ciancimino, riceve palla il numero 6, che alza subito la testa, vede che sta arrivando Scarpinato, scambia con Favero, si chiude il triangolo, mentre pronto con la maglia numero 18 il classe 96 Lentini, stiamo parlando della formazione nissena, che a breve probabilmente andrà ad eseguire il primo cambio del match. Attenzione Palazzo, poi il pallone stava per sgusciar via, un assist che poteva diventare ugualmente pericoloso nonostante il mancato aggancio di Capitan Palazzo. È stato attento Sgroi. Scarpinato tutto solo, ha il tempo di addomesticare la sfera. Poi doppia finta, c'è un brutto colpo al ginocchio sinistro per il numero 11. È stato Favero evidentemente a colpire involontariamente il giocatore del Mussomeli, che rimane a terra. Speriamo si tratti soltanto di una botta, la sensazione è proprio quella, ma è necessario l'ingresso in campo dei sanitari del Mussomeli per verificare le condizioni di Scarpinato. Ghiaccio spray al ginocchio sinistro per lui, mentre Lentini, che ha già espletato le manovre di riscaldamento, ha già dismesso la pettorina, è pronto ormai da un paio di minuti a bordo campo ad eseguire le manovre di riscaldamento. Vi sono altri tre giocatori. Uno di questi sembrerebbe Grippi. Scarpinato sarà costretto ad accomodarsi a bordo campo. Si è rialzato senza particolari problemi, fortunatamente, il numero 11. È il momento del cambio, fuori Spina, dentro Lentini, questa la mossa operata da Aprile, mentre il Mussomeli prova a rigettare nella mischia Scarpinato per ristabilire la parità numerica. Quindi arriva la prima sostituzione del match al settimo della ripresa, fuori Spina, dentro Lentini. Non cambia nulla però nell'assetto tattico della formazione rosso-blu. Il Mussomeli sostituisce Spina con Lentini. Calcio di punizione eseguito. Allontana Acquaviva. Poi la conclusione di Minnone, completamente da dimenticare. Il sinistro del numero 3 che si era portato in avanti. Intanto arriva l'ok per Scarpinato, può rientrare in campo, ristabilita la parità numerica. È lo stesso Scarpinato che in questo break accanto alla propria panchina ha avuto la possibilità di ricevere dei dettami tattici, è andato a chiarire le idee ai suoi compagni di squadra dopo la sostituzione operata dal tecnico rosso-blu. Scarpinato fermato da Palazzo in maniera regolare. Licata a dettare il movimento di Angelo Rosella, che però non si aspettava un suggerimento su quel corridoio che sembrava effettivamente un po' morto. Malinteso con il pallone che adesso verrà rimesso in gioco da Sgroi. C'è il rinvio dal numero 1 del Mussomeli, poi Favero, Ferrara con il destro a cercare in avanti il neoentrato Lentini, il pallone gli carambola addosso, poi si continua a giocare con Scarpinato, frenato da Ciancimino, arriva in scivolata Scarpinato nel tentativo di raggiungere il pallone, è andato a colpire praticamente il difensore centrale del Mazzara. C'è calcio di punizione quindi per la formazione canarina. Il direttore di gara poi va a redarguire verbalmente Ciancimino, che non ha preso bene l'intervento del numero 11 avversario. Gaetano Dolenti, c'è il colpo di testa di Licari, pallone raccolto da Di Mercurio, apparecchia per la corrente Giacalone, va alla cross dalla tre quarti, pallone all'interno dell'area troppo lungo per Rosella, che ha provato a giocare d'anticipo. Susso
butta il pallone in avanti senza troppe pretese e allora concede la rimessa al Mazzara. 10 minuti e 14 secondi nel corso della ripresa. Mazzara e Mussomelli sono sempre sullo 0-0. Favero placcato praticamente da Ferrara. Licata. Favero. Il corpo a corpo con il neoentrato Lentini. Poi il fallo di Favero che di fatto va a beccarsi un giallo sacrosanto. E poi c'è il faccia a faccia con il direttore di gara. Beh, aveva poco da dire Favero. Probabilmente avrà fatto menzione del fallo precedente subito al compagno Ciancimino, ma in questa circostanza il giallo ci sta tutto. Ed è lui dunque il primo a finire sul taccuino dei cattivi. Punizione per il Mussomeli, Minnone, è lui che va sul punto di battuta, sul colpo di testa poi di Licata, c'è nuovamente l'agguato di Minnone, arriva per primo però Rosella, in palleggio se la cava bene Rosario Licata, Angelo Rosella non riesce a tenere il pallone in campo e allora sarà rimessa laterale per la formazione di Aprile. Palazzo di testa a liberare, poi Angelo Rosella prova a metterla sulla velocità, ma 3 contro 1 non è semplice per il numero 10 canarino. Favero ha la possibilità di allargare il gioco sulla destra, va invece un po' più centralmente per Di Mercurio. Attenzione, possibilità per il Mazzara, Gaston Gomez al limite dell'area, ancora Gomez con il mancino ribattuto da Ian Mello, pallone poi allontanato. Mugugni si levano dagli spalti del Nino Vaccara, c'è un po' di insoddisfazione fra i tifosi canarini. Rosella subisce il fallo di Palumbo, calcio di punizione per il team gialloblu. Rosario Licata, è pronto lui. Favero. Con il destro a cercare Gomez. Attenzione a questo pallone che sembrava interessato. Non se l'è sentita Gomez di fiondarsi sul pallone a capofitto. Il rinvio di Sgroi. Lentini. Spalla contro spalla con Raffaele Palazzo. C'è il fallo per il Mussomeli fra l'incredulità dei giocatori canarini, in particolar modo di Raffaele Palazzo che non la prende bene questa decisione del direttore di gara. Sarà Iannello a rimettere il pallone in gioco. Il destro all'interno dell'area. Allontana Ciancimino. Poi raccoglie Ferrara. Scivola Susso e allora a vita facile Licata. Angelo Rosella. Prova a fare tutto da solo. Ancora Rosella, evita un avversario. Splendida giocata di Rosella che poi dà per Gomez. Posizione di fuorigioco però. Si alza la bandierina. È forse giusta la chiamata, eh? È la stessa sensazione che ho avuto io al momento del passaggio. Infatti speravo che, immaginavo che Gomez lasciasse passare il pallone per un compagno che arrivava dalle retrovie. Invece non è stata questa la lettura del numero 7 canarino. Si è andato il primo quarto d'ora della ripresa. Siamo al 60esimo, dunque un'ora complessiva di gioco è andata via.
Favero per Gomez, manca, non riesce l'aggancio al numero 7. È pronta la seconda sostituzione intanto fra le fila del Mussomeli. È pronto Lucchese, il classe 96 con la maglia numero 15. Sta ricevendo gli ultimi ordini tattici, poi arriverà il suo momento. Anche Bruculeri ha chiamato uno dei suoi che stava espletando le manovre di riscaldamento e che probabilmente entrerà a breve. La sostituzione più imminente però sembra quella del Mussomeli, che praticamente è già pronta da qualche secondo. Fuori Corbetto, non una gran partita la sua. Dentro Lucchese. Dunque rimangono tre sostituzioni a disposizione di Mister Aprile, che dalla gradinata continua a sbraitare, continua a farsi sentire, la distanza è notevole, quindi deve fare ricorso alle sue massime doti in quanto a corde vocali, in quanto a decibel. Il sinistro di Ciancimino, poi sovrastato in Peduglia, anticipato per l'esattezza da Iannello. Eccolo qui però in Peduglia, attenzione, buona chance per il Mazzara. Gomez, vediamo se riesce a raggiungere il pallone, evita il fallo laterale ma c'è un calcio di punizione. Non si è concretizzata la norma del vantaggio e allora il fischio di Gianluca Livigni, l'arbitro palermitano, che ha assegnato un calcio di punizione al Mazzara e non mancano certamente i tiratori fra le fila canarine. Da lì potrebbe andare tranquillamente un mancino come Rosario Licata, ma potrebbe andare anche Palazzo con il destro, potrebbe andare anche lo stesso Favero, si è allontanato Rosella, quindi probabilmente non sarà lui ad occuparsene. Addirittura arriva un pallone ad hoc dalla panchina, evidentemente quello che era in campo non era un pallone particolarmente gradito ai giocatori in campo. E allora rimangono in due, Palazzo che potrebbe andare con il destro o Rosario Licata che ha già scaldato il suo sinistro. C'è un fitto muro di maglie prevalentemente rosso-blu ai 9,15 metri alla distanza impostata dal direttore di gara alla barriera, praticamente tutto il Mussomeli tranne due giocatori in barriera. Parte Licata con il sinistro, il pallone si infrange sul muro, ci sono le proteste per un possibile calcio di rigore ma reclamato a gran voce dal Mazzara, dai tifosi, ma non rilevato dal direttore di gara. Di Mercurio, Licata arriva da una posizione di fuorigioco e allora c'è il fischio del direttore di gara. Chance sprecata. Commesso fallo poi Lentini dalla parte opposta, quindi calcio di punizione per il Mazzara. È pronto intanto con il numero 16, il classe 98 Calicetto. Gomez, centralmente verso Palazzo che è stato un po' troppo statico in questo frangente, dunque si è lasciato soffiare il pallone. Poi Favero finisce giù. Arriva il fischio del direttore di gara, non c'è norma del vantaggio, calcio di punizione. È il momento di Calicetto. Dentro con il numero 16, il giovane classe 98, a cedergli il posto un altro giovane, Gaston Gomez, che esce fra gli applausi del pubblico di casa. Eseguito il calcio di punizione con Ciancimino che cerca proprio il neoentrato Calicetto, ha appena toccato il suo primo pallone il numero 16.
Siamo al 65esimo. Ancora 25 da giocare più eventuale recupero. Mazzara e Mussomeli sono sempre impantanate sullo 0-0. Decisamente più vivace ed interessante la prima frazione di gioco, un secondo tempo non particolarmente brillante almeno fino a questo momento. Arriva il fischio di Livigni, calcio di punizione per il Mazzara. Cencimino affretta naturalmente, ne ha molto, molta meno il Mussomeli. Licata, pallone gli carambola sui piedi, poi la rimessa è per la formazione canarina. Licata per Calicetto, Licata, passaggio di ritorno per Calicetto, malinteso. Dolenti, fuori dall'area di rigore, con i piedi, interviene con grande freddezza. Favero, l'intervento da parte di Ferrara, poi c'è la posizione di fuorigioco di Lentini, poi Ferrara che va a dare il 5 a Favero. Favero però non ha gradito la sua entrata, entrata corretta, per carità, irruenta quella di Ferrara, ma tutto sommato corretta. Favero non l'ha presa molto bene. Ferrara, nonostante la correttezza, è andato a dargli il 5, il numero 8 del Mazzara, un po' in trance agonistica evidentemente, ha risposto con un po' di nervosismo, ma nulla di particolarmente significativo. Ciancimino con il sinistro, ha visto Rosella largo sulla destra e lo ha cercato, il pallone messo al centro di prima intenzione, nessuno però del Mazzara pronto a intervenire. Favero, 35 metri, ci prova con il destro, sgroia, è costretta ad allungarsi in angolo, prova a suonare la carica Favero con un destro che ha messo in apprensione l'estremo difensore avversario. Dalla bandierina adesso va Rosella, si porta in avanti anche Acquaviva, si porta in avanti Ciancimino che arriva adesso dalle retrovie. Dalla bandierina il colpo di testa delicata alto sopra la traversa. Mazzara che attualmente si trova al quarto posto in classifica con i suoi 21 punti fin qui racimolati, soltanto 9 i punti per il Mussomeli che occupa una posizione decisamente più preoccupante, la penultima al momento. Peggio del Mussomeli fino ad ora solamente il Città di Casteldaccia con 4 punti. Intanto ha già tolto la pettorina anche Grippi, che a breve farà il proprio ingresso in campo. Il Mazzara continua a tenere il pallino del gioco, ma non riesce a capitalizzare al meglio. 2 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte. Questo è il rullino di marcia non proprio invidiabile del Mussomeli fino a questo momento. Decisamente più positivo quello del Mazzara. 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per la formazione di Brucculeri, che cammin facendo ha perso dei punti davvero preziosi e talvolta anche in maniera piuttosto ingenua, potremmo dire. Licata, Favero, Calicetto prova ad innescare un duello con Lucchese, lo vince, poi Palazzo, Calicetto commette fallo ai danni di Susso. Allora si arrabbia Brucculeri, che invita Calicetto a cedere il pallone con più rapidità. Sta arrivando il momento di Grippi. Fuori Pier Nicola in Peduglia, dentro Grippi. Il Mazzara sostituisce in Peduglia con Grippi. Venti minuti a disposizione di Grippi dunque per lasciare la sua impronta su questa partita. Vedremo dove andrà a posizionarsi.
Iannello con un destro piuttosto lungo. C'è un fallo ai danni di Stefano Acquaviva, commesso da Scarpinato. Piuttosto larghi adesso Calicetto, posizionato sulla sinistra, e Di Mercurio posizionato sulla destra, anzi no, Grippi, quello posizionato sul punto di destra. Allora Palazzo, Favero, allarga il gioco sulla destra per il neoentrato Grippi. Arriva Di Mercurio a supporto, ancora Grippi, l'avanzata, pallone ceduto a Rosario Licata, il traversone ribattuto da Palumbo, poi Calicetto, numero 16, pensa al cross dalla tre quarti, l'effetto, attenzione, la conclusione, e c'è il gol del Mazara che passa in vantaggio al minuto 71 con il colpo di testa di Grippi, il numero 15. Anzi, Dennis Di Mercurio, è Dennis Di Mercurio l'autore del gol. Un gol cercato dal Mazara con un assist piuttosto intelligente da parte di Calicetto, che ha visto l'inserimento di Dennis Di Mercurio. Ha toccato il pallone di testa, quel tanto che bastava per mettere fuori causa Sgroi. Dunque il Mazara rompe gli indugi al minuto 71. Adesso c'è Licata che va a catechizzare Calicetto. Altro colpetto sul collo di incoraggiamento per il numero 16. E adesso salgono i decibel del Nino Vaccara di Mazara del Vallo all'unisono Mazara Mazara. Questo il coro dei supporters canarini. Partita tutta in salita adesso per il Mussomeli, che conferma dunque di avere una difesa non proprio impenetrabile, è la peggiore del campionato non a caso. Calicetto, Mazara che non è ancora sazio evidentemente, Iannello, c'è Licata su di lui, Iannello se la cava in qualche modo, poi Palumbo per Lucchese. Acquaviva interviene, poi c'è Lentini, Susso, Ferrara, l'avanzata del numero 4 che cede il pallone prima a Buccafusco, poi Minnone, azione corale del Mussomeli, Ciancimino di gran carriera, strappa gli applausi al pubblico di casa, poi si inventa assistman per Angelo Rosella, Sgroi fuori dai pali, in anticipo su Rosella, Iannello. Partita viva più che mai adesso, bravo Grippi a chiudere in fallo laterale il Mussomeli. Susso, va lui con le mani. Rimessa che deve essere nuovamente eseguita. Ci sono ancora tre cambi a disposizione per entrambi gli allenatori. Prova a girarsi, miracolo di Gaetano Dolenti, la splendida girata da parte di Lentini, è stato un guizzo quello del numero 18, con un altro guizzo in maniera impeccabile ha risposto Gaetano Dolenti sul suo palo di competenza, il primo. C'è un corner adesso per il Mussomeli, il terzo del match. Ne ha battuti 9 invece il Mazara fino a questo momento. Dalla bandierina c'è Iannello che tocca il pallone, che però si alza sopra la traversa. Provvidenziale Gaetano Dolenti sulla conclusione di Lentini. Sta per andarsene la mezz'ora nel corso della ripresa. E infatti in questo preciso istante scocca il minuto 76.
decisamente più sereno, più rinfrancato adesso il Mazara di Totò Bruculeri. Chiamasse il pallone Raffaele Palazzo. Valenti invece va da tutt'altra parte. Licari. Lucchese. Poi Dennis Di Mercurio interrompe l'azione offensiva scaraventando il pallone direttamente a fondo campo. Intanto la temperatura è scesa ancora di qualche grado qui allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo. Iannello, il suo destro in avanti a cercare Scarpinato. C'è la posizione di offside da parte del numero 11. Poi rimane a terra Scarpinato, si rotola un attimo, rifiuta la mano del compagno, continua a protestare avverso il primo assistente ed il direttore di gara, mentre il Mazara ha ripreso la manovra. Giacalone evita un avversario, poi fa partire il traversone per Calicetto, ottimo l'aggancio, Calicetto all'interno dell'area, cerca lo spazio, è stato frenato, poi il direttore di gara gli fornisce un assist involontario, Calicetto all'interno dell'area... No, mi sa che c'è il giallo per Calicetto, mentre qualcuno dal pubblico invocava il calcio di rigore, il direttore di gara invece ha estratto il giallo all'indirizzo di Calicetto, reo di aver simulato un contatto all'interno dell'area di rigore, ma da applausi comunque il cross di qualche istante fa di Giampaolo Giacalone. Diventano due gli ammoniti a questo punto. Dopo Favero, anche Calicetto finisce sul taccuino dei cattivi. C'è il fallo fischiato a Grippi per essersi appoggiato sul centrocampista avversario. Soltanto un gol a separare le due squadre, quindi il Mazara deve prestare la massima attenzione a questo tentativo in chiave offensiva del Mussomeli. Tanti giocatori in maglia rosso-blu che si sono portati in avanti, c'è qualche scaramuccia di troppo al limite dell'area e allora interviene il direttore di gara che prova a fare da pacere. Si perde ancora qualche istante, si attende poi il fischio del direttore di gara che arriva. Parte Minnone come al solito, pallone allontanato, qualche difficoltà il Mazara, poi ci pensa Palazzo. Sfera che arriva direttamente alle parti di Dolenti che attende che lo stesso pallone finisca sul fondo. Calcio di punizione deve essere ribattuto, anzi il rinvio dal fondo, pardon. Attenzione a questo lancio in avanti per Di Mercurio, è davvero una saetta sul binario di destra, rimette il pallone al centro, sarà corner per la formazione canarina. Mazara ancora una volta dalla bandierina con Favero. Sta per andarsene anche il 34esimo della ripresa. Va Favero dalla bandierina, c'è il colpo di testa di Grippi. Aveva preso praticamente l'ascensore il numero 15, un ottimo terzo tempo per lui. Non è riuscito però ad indirizzare il pallone verso lo specchio di porta avversario. Favero in scivolata riesce a chiudere. Lentini riesce a girarsi, termina giù.
poi si rialza, riceve nuovamente palla. Azione un po' confusa in questo istante. Lucchese gioca allargato per Palumbo, c'è stata una deviazione di Calicetto, Ciancimino in anticipo su Scarpinato, spazza via il pallone, poi Ciancimino, allora Angelo Rosella, era andato via davvero in maniera strepitosa Rosella, il direttore di gara gli ha concesso ben poco visto e considerato che ha segnato il calcio di punizione al Mussomeli. 9 minuti al 90esimo, poi sarà recupero. Mazzara avanti di un gol, quello realizzato da Di Mercurio al minuto 71. Di Mercurio, rimontato da Susso, subisce il fallo, calcio di punizione per i canarini. Ci sarebbero ancora tre sostituzioni a disposizione di entrambi i tecnici. Favero rimette il pallone in gioco verso Rosario Licata, ma non c'era stato il fischio del direttore di gara, per cui bisognerà nuovamente ripetere l'esecuzione del calcio piazzato. Questa volta va dall'altra parte Favero, poi traversone, Palumbo praticamente la rimette al centro anziché allontanarla. Ferrara subisce il fallo, c'è la gamba tesa di Calicetto. Affretta Iannello, pallone rimesso in avanti. Ciancimino, davvero insuperabile fino a questo momento. Calicetto, Licata, ancora Calicetto, ancora verso Licata che perde l'attimo, pallone scaraventato in tribuna da Iannello. Ci sono due palloni in campo per il momento, poi Iannello commette fallo ai danni di Rosella, va a chiedere scusa poi il capitano del Mussomeli. Licata e Favero sul punto di battuta, uno potrebbe andare col destro, l'altro invece col sinistro. Mazzara che naturalmente non si sbilancia più come nel corso del primo tempo, adesso deve difendere anche un risultato fino ad ora positivo. C'è un contatto all'interno dell'area con Grippi che ha involontariamente centrato al volto Lucchese, a quanto pare. Calcio di punizione per la squadra ospite, c'è il destro di Sgroi, prova a chiudersi il Mazzara, Acquaviva poi allontana Di Mercurio, ma c'è il fischio del direttore di gara che assegna un calcio di punizione pericolosissimo per il Mussomeli. Direttore di gara che va a misurare la distanza per lo schieramento della barriera. Minnone e Iannello ad occuparsi della battuta di questo calcio piazzato. Probabilmente quello intenzionato a calciare sembra Iannello, che andrebbe con il destro, ma attenzione anche all'opzione 2, quella che risponde al nome di Minnone, andrebbe in questo caso col mancino. C'è anche qualche giocatore del Mussomeli che va a disturbare la visuale in barriera. C'è Dolenti che, Dolenti prima e Palazzo poi, sono andati a strattonare un giocatore del Mazzara che
Si intesta, arriva a rimanere in barriera. Dolenti con i pugni dice di no a Iannello. La risposta dell'estremo difensore canarino. Non si ripartirà con il calcio d'angolo perché l'arbitro ha ravvisato un'irregolarità evidentemente all'altezza della barriera. 41esimo nel corso della ripresa. Favero. Licata. Calicetto. Evita bene un avversario, poi cerca Rosella all'interno dell'area. Rosella con il sinistro, la parata a terra da parte di Sgroi, però si era alzata la bandierina e allora tutto vano perché è stato assegnato un calcio di punizione al Mussomeli. Ferrara, la sua brusca frenata, poi prova a ragionare. Lucchese, anzi no, si trattava di Buccafusco. Palazzo si lascia soffiare il pallone ingenuamente. Sfera messa sul secondo palo, interviene Grippi, sarà calcio di punizione per il Mazzara e non angolo perché si era alzata nel frattempo la bandierina a ravvisare la posizione di offside di Scarpinato. Tanto si arrabbia Minnone. C'è stato un giallo per Minnone, un giallo che è arrivato a distanza, ecco perché si era arrabbiato il giocatore rosso-blu. È il primo ammonito fra le fila del Mussomeli. Pallone scaraventato in avanti a cercare Rosella. Si rivela troppo lungo per tutti, allora può intervenire Sgroi. Eccolo il rinvio del numero 1. Susso forse sfiora appena. Poi Lentini, attenzione Iannello, c'è Grippi, si alza ancora una volta la bandierina di Giuseppe Belvedere. Comincia a far buio al Nino Vaccara di Mazzara del Vallo. Siamo alle battute finali di questo match, valevole per la 13ª giornata di campionato. Mazzara 1, Mussomeli 0, sta decidendo un gol di Dennis Di Mercurio, arrivato al minuto 71, colpo di testa. Su assist intelligente di Calicetto, in azione proprio in questo istante. Palazzo a cercare ancora Calicetto, prova a fare tutto da solo Calicetto, forse c'è stato un fallo di mani, no, fallo commesso da Calicetto invece. E allora Buccafusco guadagna un fallo laterale per il Mussomeli, che però è costretto a rimanere intanato nella propria metà campo. Susso anticipato da Di Mercurio. Licata, cercare Calicetto, tocca Palumbo ma in fallo laterale, quindi Mazzara può rimanere in avanti. Siamo entrati all'interno dell'ultimo minuto regolare, poi ci sarà l'extra time, quindi siamo in attesa di conoscere quanto ci sarà da recuperare. Calicetto non riesce a passare, Di Mercurio raccoglie il pallone al limite dell'area, poi è costretto a divincolarsi dalla marcatura di un avversario. Per un attimo c'era stato anche un raddoppio che arriva adesso, ancora Di Mercurio, è tutto chiuso davanti a lui, allora è costretto a fermarsi. Mussomeli che prova a velocizzare questa ripartenza con Stefano Acquaviva, che deve fare buona guardia sulla velocità di Scarpinato, anzi di Lentini. Ancora l'uno contro uno, Acquaviva ci mette la punta dello scarpino sinistro, si rifugia in calcio d'angolo. Dolenti trattiene il pallone, vorrebbe il rinvio dal fondo, il direttore di gara viene a cercare i giocatori del Mussomeli. Evidentemente Dolenti aveva ragione,
l'ultimo tocco forse era stato proprio di Lentini. Attenzione a Rosella, frenato da Sgroi, poi Palazzo in anticipo, ma controlla male il pallone, allora lo regala a Ferrara. 4 minuti di recupero, si andrà avanti fino al 94esimo, ma se ne sono già andati 25 secondi di recupero. Calicetto scarica su Palazzo, manca l'aggancio Rosario Licata, sarebbe stato praticamente solo davanti a Sgroi. Non la prende bene il pubblico di casa, che naturalmente vorrebbe vedere la partita chiusa già con qualche minuto d'anticipo, e per questo servirebbe il secondo gol. Licata domestica bene il pallone, c'è Ferrara davanti a lui, ce lo scambia con Calicetto, allora Favero si chiude in qualche modo il triangolo, anche se Ferrara non demorde, poi c'è un gomito un po' troppo largo, colpito al volto Calicetto. Il direttore di gara dice che il calcio di punizione è per il Mussomeli, ma prima vuole verificare le condizioni di Calicetto. Ci sono crampi per Rosario Licata, è pronto con il numero 13 San Martano. Un finale di partita davvero interessantissimo allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo, con il risultato in bilico appeso ad un filo, soltanto un gol a separare le due squadre, e lo ribadiamo, è quello realizzato al minuto 71 da Dennis Di Mercurio sull'imbeccata strepitosa di Calicetto, che era entrato da pochissimo, e poi il colpo di testa sotto misura di Dennis Di Mercurio, che di fatto non ha lasciato scampo a Sgroi. Sgroi che era stato protagonista già nel corso del match, proprio qualche istante prima, su una conclusione da fuori di Favero si era opposto in maniera piuttosto dignitosa. E intanto arriva la terza sostituzione del Mazara, fuori Rosario Licata, dentro San Martano. Questa è la terza mossa operata da Toto Bruculeri. Susso tocca il pallone, poi la sera rimane in area. Siamo all'interno del terzo minuto di recupero, ricordiamo che sono 4 quelli assegnati dal direttore di gara. In avanti il Mussomeli, Susso con le mani, colpo di testa di Scarpinato, pallone che rimane in area pericolosamente, serie di batti e ribatti, l'acrobazia tentata con il pallone che termina al lato di pochissimo, poi l'esibizione di Gaetano Dolenti, che come una ballerina di pole dance si è attaccata al palo nel tentativo di scongiurare un eventuale gol del pareggio da parte del Mussomeli. Calicetto viene spinto da Palumbo, piuttosto evidente il contatto, il direttore di gara però non lo ha ravvisato, e allora niente calcio di punizione. Favero in mezzo a tre, continua a lottare, c'è la trattenuta ai danni di Lentini che riesce ad andare via, poi Iannello, interviene Dennis Di Mercurio, di Accademia si potrebbe dire. Susso ancora in aria, uno degli ultimi assalti del match, c'è Scarpinato in palleggio, si destreggia piuttosto bene, rimette il pallone al centro Iannello, è un difensore e lo ha dimostrato anche nell'area di rigore avversaria, purtroppo per lui. 25 secondi, qualcosina in meno ancora da giocare, praticamente il pubblico del Nino Vaccara comincia a mettersi in piedi, attende semplicemente il triplice fischio. Se la prende comoda naturalmente Gaetano Dolenti alla sua gara di esordio in giallo-blu. Arriva il rinvio con il pallone nella metà campo avversaria. Calicetto a contendere la sfera ad un avversario. Pallone scaraventato in avanti. Evidentemente c'è da recuperare qualche altra decina di secondi per la sostituzione operata da Bruculeri a recupero iniziato. Calicetto, Ferrara, Susso, 23 secondi dopo oltre i 4 di recupero che se ne sono già andati. Pallone in fallo laterale, consulta il cronometro il signor Livigni. Pallone scaraventato in avanti, si alza una bandierina del primo assistente ignorata dal direttore di gara, che adesso viene richiamato dal pubblico di casa. C'è un calcio di punizione per il Mazara, praticamente se n'è andato anche il quinto minuto di recupero, originariamente quelli assegnati erano 4,
Dolenti invita i suoi a salire. Bruccoleri invece chiede ai suoi di compattarsi. Arriva il rinvio di Dolenti, ma soprattutto arriva il triplice fischio del direttore di gara che pone la parola fine a questo match. Mazzara batte Mussomeli 1-0, decide la rete di Dennis Di Mercurio al minuto 71 di questa partita sicuramente interessante, sicuramente avvincente. Una partita che assegna alla Mazzara tre punti importantissimi, tre punti che permettono alla Mazzara di continuare ad occupare i primi posti in classifica, e sono punti pesanti per il Mazzara, soprattutto per il morale, visto e considerato che domenica prossima qui arriverà la capolista Marsala, e quella sì che sarà una partita da non sbagliare assolutamente. Male per il Mussomeli, che ha retto soltanto 71 minuti, poi non ha potuto fare altro contro il gol di Di Mercurio, soprattutto non ha saputo reagire. Finisce qui il match al Ninova Cara, grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa, grazie a Maurizio Bono che ha curato la parte tecnica, dal sottoscritto Vito Bono è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i programmi targati Tele8. Buona serata!